Buongiorno colonnello Brollo. Buongiorno a tutti. Allora, valle di lacrime. Allora, ieri le previsioni che hai fatto ieri per oggi mi sembra che le hai insomma sostanzialmente azzeccate. Sta piovendo. È andata bene, è andata bene. Sono andata bene. Cosa ci dici per questa previsione? A grandi linee la previsione è stata all'80% rispettata e la fortuna ha avuto anche che l'intensità della bora sia stata meno violenta, anche se credo che dai grip che abbiamo scaricato poc'anzi la bora entrerà decisa tra un paio d'ore, tre ore per intensificare almeno fino a sera, di conseguenza però dovrebbe portare anche un netto miglioramento delle condizioni climatiche entro sera. C'è da dire che Chioggia è rimasta riparata dalla precipitazione nevosa, in quanto il mare, essendo ancora caldo, non favorisce qualcuno mi fa gli stress. Non favorisce l'addensamento della parte liquida, mentre di fuori di Chioggia è stato imbiancato quasi tutto il territorio veneto e non solo, anche da più centimetri. Al momento la pressione è livellata, credo che nelle prossime ore, come ho detto prima, avremo un netto miglioramento, però un aumento del vento considerevole. Entro sera avremo cielo parzialmente nuvoloso verso il sereno. Nelle prossime giornate ci attendiamo una grossa ondata di gelo. Laddove è nevicato avremo l'effetto albedo, quindi temperature molto più fredde del previsto, del solito anche. Sostanzialmente sarà cielo sereno per un paio di giorni e poi la settimana entrante avremo una netta variabilità da mercoledì in poi e probabilmente un peggioramento del tempo tra giovedì e venerdì prossimo, ma lì attendiamo sviluppi. Per quanto riguarda le maree, lunedì avremo di nuovo marea sostenuta, per sostenuta intendo non pericolosa, e poi decideremo in seguito da farsi. Nel frattempo godetevi la giornata, buona festa a tutti e ciao a tutti. Grazie colonnello. Ma ce ne riepa.